dopo il maestro Moltisanti, cosa possiamo aggiungere? Allora, eseguirò due brani che ci mostrano due caratteri diversi di Liszt, ma possiamo in un certo senso ricondurli tutti e due ai nostri Prometeo e Odisseo. Allora, il primo è uno studio trascendentale, appunto, che ha un titolo che evoca la tormenta di neve. E quindi abbiamo il Liszt che viaggia, che arriva in Italia, che contempla le Alpi e descrive questo effetto naturale. Però non troverete una descrizione, solo. Perché lì c'è veramente questo discorso del cristianesimo, in senso del peccato, del dolore, perché sentirete un sacco di passione in questo brano. È come se noi avessimo un eroe che contempla questo orrido della natura e in questo momento è dominato dalla natura, però, come dice il sublime, alla fine riesce anche a contemplarla e a vincerla. Quindi abbiamo il nostro soggetto davanti alla natura in tempesta. E quindi è un po' anche come Prometeo sul Caucaso, immobile, che contempla questi scenari grandiosi. E poi sempre un'idea di viaggio, forse nel ricordo, nella Rapsodia ungherese, numero 2, che è una rapsodia molto famosa. Ecco, ci si immagina una sorta di racconto, magari di un anziano che narra delle imprese eroiche avvenute nel passato, prima di scatenarsi in una festa generale che coinvolge appunto tutti, la festa popolare per eccellenza.